al telefono con Giorgio Cremaschi, presidente del Comitato Centrale della FIM. È appena uscito un appello di Cremaschi e della sinistra CGIL perché la manifestazione di domani si concluda con la proclamazione dello sciopero generale. Giorgio, perché questo appello e che significato ha oggi uno sciopero generale? In questo momento avrebbe un grandissimo significato per tutti quelli che stanno andando, soprattutto per gli studenti che in questi giorni stanno ribaltando l'Italia. Per fortuna, dico, contro un disegno di legge, quello Gelmini, che è semplicemente la traduzione. Nell'università, modello pomigliano, si sono detti oggi queste cose sui giornali degli industriali. Oggi ci vuole, se uno guarda il Sole 24 Ore, vede il sostegno forte alla riforma Gelmini viene da quel male. Del resto la Gelmini a sua volta, quando è intervenuta poco tempo dicendo che il modello pomigliano va sostenuto a tutti i costi, quindi un modello che sostanzialmente dice una parte bisogna selezionare coloro che sono adatti a sopravvivere nel mercato e nella competizione globale, gli altri bisogna abbandonarli, quindi privatizzare tutto e selezionare, togliere ditti, contratti, eccetera, avviene posto dentro le fabbriche così come nell'università e nella scuola. Ecco, questa, di fronte a questa lotta e altre che ci sono state o sono in corso, penso quelle dei migranti contro la sanatoria truffa, penso quelle sul lavoro che ci sono in giro, penso alle lotte popolari che ci sono in questi giorni sull'ambiente, sulla salute, penso alla campagna. Ecco, di fronte a questo, uno sciopero generale proclamato sarebbe un appuntamento di tutto il paese. E io per questo ho rivolto io, insieme ad altri, un appello molto forte alla segreteria della CGIL di non perdere questa occasione. Guai se si perde questa occasione, guai se si precipita in un tran tran burocratico in cui da un lato c'è la manifestazione ogni tanto senza più interloquire davvero con le lotte in corso e dall'altro magari si precipita in una trattativa, quella sul patto sociale, che è una vera bufala perché si tratta solo di sottoscrivere, quella la sostanza, le regole che Sacconi, Marchione, la Confindustria e purtroppo anche CISL e UIL hanno adesso concordato per distruggere i contratti nazionali e i diritti. Quindi invece di fare questa trattativa, che tra l'altro porta il paese fuori strada, perché non è così che si esce, non è sfruttando il lavoro che si esce dalla crisi del nostro paese, invece che fare questa, bisogna secondo me proclamare ora uno sciopero generale. C'è anche un'altra ragione, voglio dire, c'è una crisi politica che è una palude di intrighi, con prevedibili dettati, poi ci sono sulle grandi questioni, non ci sono, le divisioni non sono quelle che ci sono sulla fiducia a Berlusconi, faccio due esempi solo, Fini alla fine voterà, penso, la contro la riforma Gelmini, Casini, che è uno dei principali oppositori di Berlusconi, ha votato il collegato lavoro, cioè quell'insieme di leggi che distruggono il diritto dei lavoratori a tutelare i propri diritti. Ecco, di fronte a questo, un sciopero generale fatto in questi giorni, in questa fase politica, ripeto, ridarebbe sanità al dibattito politico-sociale del Paese, darebbe forza a tutti quelli che lottano. Silvestro, la CGIL non l'ha deciso, quindi è un appello anche accorato, non fate errore di concludere la manifestazione di domani senza aver dato il segnale dell'annuncio dello sciopero generale, perché se non c'è questo, il gruppo di gente della CGIL rischia di non essere in sintonia con quelli che lottano nel nostro paese. E domani voi sarete in piazza con questa parola d'ordine? Assolutamente sì, noi domani saremo in piazza come sinistra della CGIL con uno striscione che dice no al patto sociale, sia allo sciopero generale. Ma ripeto, oltre alla nostra richiesta di essere di una parte, io credo che questo sia un sentimento diffuso, cioè bisogna sapere certe volte identificarsi, uscire con quello che c'è. Dopo queste lotte degli studenti, dopo quello che sta succedendo in questi giorni in Italia, una CGIL che domani annuncia lo sciopero generale, una CGIL che si mette in sintonia con tutta la parte migliore del paese, una CGIL che non dovesse farlo, è una CGIL che si dimostra solo di avere un suo percorso che a volte coincide e a volte no con i problemi reali delle persone, quindi rinuncia a un grande ruolo, a una grande funzione, questo dico, è un'occasione unica per il gruppo dirigente della CGIL, per la CGIL di fare un'operazione di grande significato, cioè saldare, unificare, dare forza a tutte le lotte, dei giovani, degli anziani, dei nativi e dei migranti, degli studenti e degli operai. È una grande occasione, sarebbe imperdonabile buttarla via. Grazie a Giorgio Cremaschi, Presidente del Comitato Centrale della FIOM. Grazie a voi.